Anche oggi cercherò di renderti orgoglioso di me, nonna. Ciao Sabina. Ciao Rico. Tutto bene? Sì, tu? Sì. No, beh, per dire la verità no. Ho un problema. Mm? Sono stato a fare una consegna e però l'indirizzo era sbagliato. C'era solo un vecchio edificio abbandonato. Via Martiri della Salute? Sì, è proprio via Martiri della Salute. E il destinatario è Mario Rossi. Ma come fai a saperlo, scusa? Lascia stare, abbiamo il magazzino con tanti altri pacchi per quella persona. Senti, ma come fai a sapere se è solo per lui, se la posta non è stata mai consegnata? Ma che ti frega? Se fossero stati importanti l'avrebbero già reclamati, no? Oh, ma il nostro compito è proprio questo, quello di consegnare un pacco, un messaggio, una lettera. Oh, mamma mia. Certe volte sembra che ti abbiano rapito gli alieni o che tu abbia vissuto in una foresta amazzonica. Mamma mia, perché non fai domanda in qualche associazione di volontariato? Simpatica. Dai, aspetta. Dicono che l'ex, dove sei stato? È un ex edificio per malati mentali e che dopo lo sgombro un uomo sia rimasto, un paziente sia rimasto lì dentro. Dicono che è un pazzoide che mangia di tutto, che puzza, è pure pericoloso. Grazie, allora comincio il giro e chiedo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Buongiorno signore. Buongiorno. Scusate, sono nuovo di qui. Ma ci conosciamo? No signora, sono nuovo, sono il postino. Voi è tanto che siete qui? Io sono 40 anni. 40 anni signora? Scusate, un'informazione, sapete se vive qualcuno nell'edificio abbandonato all'angolo? Eh sì, in paese si dice che c'è un uomo che abbia assassinato il direttore della struttura. Ma lei è il nipote di Margherita? No signora, sono il postino, sono nuovo, gliel'ho detto. Buona giornata, grazie. Arrivederci. Salve, buongiorno. Mamma, è arrivata la posta. Ancora bollette. Ma il postino non dovrebbe portare la posta? È quello che dico sempre anch'io. Ancora. Scusami, un'informazione. Sì? Ma sai se abita qualcuno al 47? Al 47? Sì. In paese girano strani voci su quel posto. Si dice che ci abiti un pazzo, un mostro, un uomo pericoloso che ha ucciso tutta la sua famiglia. Arrivederci. Oh, oh. Ciao Sabina. Ciao. Ma è già finito? No, ho finito adesso, sì, ho consegnato un pacco. Ma non abiti qua? No, senti, ma tu hai trovato qualcuno misterioso? No, ancora no, ma penso che nel pomeriggio andrò a vedere di persona. Ancora? Sì. Ma stai attento, non andare sul tardi, perché è pericoloso. Ma senti, ma perché non mi accompagni? Ma sto scherzando, a me già questa storia mi ha annoiata e poi devo andare a accompagnare i ragazzi in palestra e devo andare a ritirare un vestito di tintoria. Ho capito, va. Ciao, grazie. Ciao. Thank you.
Quando c'è aria di burrasca, se ne vedono i segni nel cielo per giorni e giorni, quando si è in mare aperto. Ma che ha fatto il pescatore? No, mai stato in acqua. Mario Rossi? Io sono nessuno! E adesso da via, straniero, perché tu osi profanare le mie ricchezze! Via! Via! Sabina, sempre impegnata a lavorare, eh? Che faccia che c'hai? Hai trovato il tuo amico? Lascia stare. Guarda, mi è successa una cosa, mi sono preso uno spavento. E a un certo punto, calcola, mi è venuto conto gridandomi che invadevo la sua terra e rubavo le sue ricchezze. Capirai che gli rubavi la fame? Ma io te l'avevo detto. Sì, però voglio vederci chiaro, ma chi ha spedito quei pacchi? Chi ha scritto quelle lettere? Ma che te frega? Mica un parente tuo. Senti, piuttosto vai a prendere altri pacchi che devi consegnare in biblioteca, perché io c'ho un'urgenza. Immagino. Devo andare dall'estetista. È aperto. Buongiorno. Buongiorno. La posta. Grazie. Quando c'è una burrasca, ma è possibile che portiate sempre solo bolletta? Ma senta, cosa sta succedendo? Nulla. Ma come nulla? Sento parlare di burrasca. Ah sì, sono i ragazzi del laboratorio teatrale che vogliono mettere in scena Il vecchio e il mare di Hemingway. Il vecchio e il mare? Ma senta, se le dicessi invece io sono nessuno? Beh, questo è facile. È Ulisse nell'Odissea di Omero. Ma che cos'è, una specie di quiz? Ma che è, della televisione o della radio? No, no, signora, sono solo il postino. Buona giornata! Altrettanto. Sabina, ma dov'è? Li ho cercato dappertutto! Eccomi qua! Non è pazzo, capisci? Recita i romanzi famosi, si esprime con i versi! Ah, immagino che versi! Ma perché non la finisci? No, non posso e non voglio! E allora, fai una cosa. Prendi i pacchi che ci sono in posta e portali subito e completi la tua missione. Vai? Sì, vado a fare il postino. Vai. Giudicheranno sempre e parleranno male di te, e sarà difficile che incontri qualcuno a cui possa piacere così come sei. Quindi vivi, fai ciò che ti detta il cuore. Ma tu sei Mario? È la seconda volta che mi chiami così. Io sono Mario? Non lo ricordo. Tu chi sei? Io sono Enrico, sono il postino, e credo che questi siano i tuoi. La mia penna. Le mie VHS. Il mio orologio. C'è anche l'altro. Bella, eh? È di mio nonno.
Ma io ho mai avuto un nonno. Ma certo, ma tutti abbiamo avuto un nonno. E c'è anche una lettera. Vuoi che te la leggo io? È di mio nonno. No, credo di no. Da qua. Credi forse che non abbia più modo di leggere? Ciao Mario. Spero un giorno potrai leggere questa lettera prima che sia troppo tardi. Prima che la nostra sofferenza ci porti via tutti i nostri ricordi. Il ricordo di nostra madre, l'amore per i nostri studenti. Spero che questi oggetti possano nel tempo aiutarti, aiutarmi a ricordare chi sei e chi sono. Mario. Quando c'è burrasca, se ne vedono i segni nel cielo giorni e giorni prima, quando si è in mare aperto. A terra non si vedono perché non si sa cosa guardare. E poi la terra deve rendere diversa la forma delle nuvole. Ma lui non è quello che aveva ucciso qualcuno? Ma no, lui è Mario Rossi, è una persona meravigliosa.